In una delle due gare disputate dopo la neve, Saranno e Olimpia cercano punti per rispettivi obiettivi. Per gli amaretti in attacco confermata la coppia Milazzo-Iacovelli, con il primo che serve il compagno in avvio, ma il destro dell'ex Lazzate viene sventato da Rinaldi. Il numero 1 ospite capisce successivamente che non sarà una domenica facile e sventa anche il tentativo di Milazzo, ecco il suo destro. Si vede anche l'Olimpia che trova però un attento giglio sia su Tuari, ecco qua il sinistro del numero 7, e successivamente anche su Zarini, servito ottimamente da Piazza. E così a sbloccarla sono i padroni di casa, verticalizzazione di Cannizzaro, cross di Rudi e Iacovelli tutto solo in sacca di testa. 1-0 per gli amaretti. C'è poi Milazzo che prova ad emulare il compagno senza fortuna. Non è vincente neanche questa punizione di Balconi, che prova a pescare il jolly. Il Saronno preme e si fa vedere a ripetizione dalle parti di Rinaldi, come in occasione di questa azione prolungata che però non porta al raddoppio. Il 2-0 arriva con una deviazione da Rapace di Milazzo che batte il portiere e anche il nostro cameraman. Non ci sta però il difensore dell'Olimpia che, sentitosi spinto dall'attaccante, si attenderebbe un fischio che dal direttore di gara non arriverà. Ed è 2-0. Sfogata la rabbia occasionissima per Piazza, che mette alto da ottima posizione. Cresce il rammarico in casa Olimpia dopo un'altra buona punizione di Balconi, che meritava sicuramente miglior sorte. Manca invece la freddezza a Tuari, che non riapre il match una volta finito tutto solo davanti a Giglio. Nell'altra area non si protesta per il contatto tra il neoentrato Polimeli e Milazzo, che vale la doppietta al numero 10 dal dischetto. Per la squadra ospite la gara sembra proprio stregata, visto che c'è questa altra occasione sciupata, e proprio al 90esimo sa di beffa il gol del 3-1 siglato da Segalini. Il Saronno vince a Corcia su una Solbiatese ancora ferma ai box, l'Olimpia è in piena lotta retrocessione.